Riempiamo il serbatoio pieno, mezzo pacchetto di sigarette, è buio e portiamo tutte e due gli occhiali da sole. Vai! Vostok 100K. Fare il viaggio e non innamorarsi profondamente equivale a non vivere. Questo ti dice dove stai andando, questo ti dice dove sei e questo ti dice dove eri. Un turista è quello che pensa al ritorno a casa fino al momento che arriva. Laddove un viaggiatore può anche non tornare affatto. Senti, funziona con la benzina normale. Tanner, noi non siamo turisti, siamo viaggiatori. Strade? Dove andiamo noi non ci servono. Strade. Vostok 100K. Non credevo che un giorno avrei pronunciato queste parole. Ultima puntata di Vostok 100K. Ciao ragazzi. Ciao Marianna. Che c'hai? Siamo un po' tristi. Siamo un po' tristi. Oddio. Specifichiamo. Ultima per questa stagione. Ultima per questa... per questa prima dell'estate. È giusto perché... andare in vacanza anche col Vostok, ecco. No, in vacanza. I viaggi del Vostok non hanno un confine fra la vacanza e il viaggio, perché poi noi siamo un equipaggio di arditi esploratori, quindi non facciamo mai vacanza. La gente dice, beati voi che state sempre in vacanza. No, noi siamo dei viaggiatori. Perenni. Peppino, come stai? Come stai vivendo quest'ultima puntata? Triste, Marianna, triste. È l'unica parola che riesce a dire, è rimasta senza parole. Insomma, cercheremo un po' di ripercorrere quella che è stata l'avventura di Vostok 100K qui su Radio Selene, perché dal mese di gennaio che ogni domenica sera alle 9 ci siamo dati appuntamento. Salutiamo anche Gigi Savoni, che si è sempre occupato della musica e della regia e che oggi ci farà una sorpresa. Sarà ufficialmente da questa parte dello studio per raccontarci un po' anche lui come ha vissuto Vostok 100K e magari gli chiederemo anche qualcosa sulle sue esperienze di viaggio. Sì, perché in realtà ascoltare Vostok 100K ogni domenica sera era per gli ascoltatori anche un viaggio musicale, fondamentalmente. Spesso avevo dei commenti bellissimi il giorno dopo, perché la cosa bella è che Gigi Savoni era entrato completamente nel mood del Vostok. Assolutamente. Penso all'ultima puntata, quella su Cuba, dove un pochino mi hanno detto le persone, la gente, gli ascoltatori mi hanno detto di aver viaggiato. Scusate un attimo, Gigi, non piangere, Gigi, tra poco, dai. Gigi, ci vorrebbe bellissimo una ripresa di Gigi con Evangelis, no? Come si chiama quel pezzo tristissimo? Mission, qual è? Vabbè. Quello che metteva sempre la jalappas. Però possono essere anche lacrime di gioia. Sì. Sì, probabilmente, perché si libera di noi, ecco. Allora, benvenuti ufficialmente all'ultima puntata di Vostok 100K. Vostok 100K. Ci siamo ritrovati per l'ultima puntata di Vostok 100K, almeno l'ultima della stagione, ma tanti sono i progetti del Vostok, un equipaggio in continuo riciclo e rinnovamento, ma il Vostok ce l'ha una base ufficiale? Il Vostok fra qualche giorno avrà una base ufficiale, perché Nicola Vero, un nostro amico che è il direttore di Rigenera, un laboratorio urbano che ha aperto da poco e sta avendo tantissimo successo a Palo del Colle, ci ha ufficialmente offerto la possibilità di avere la nostra redazione presso questo luogo, che è un posto bellissimo, un laboratorio urbano dove ci sarà quello che noi chiamiamo il comitato scientifico, perché dovete sapere, noi ribadiamo, stiamo preparando il giro del mondo, però in questa preparazione c'è un'equipe dietro di una decina di persone che ci sta dando una mano nell'organizzazione di tutto quanto. Non è che uno prende e parte. Noi odiamo le organizzazioni, sì, però alcuni casi bisogna necessariamente stilare, senti, dei punti, sì, no? In questo caso è l'unione che fa la forza. Perfetto. Quindi nel momento in cui si è presentata proprio la necessità di avere un luogo dove stare, dove risiedere, Nicola ci ha dato questo posto. Vi invito tutti quanti a venirci a trovare, siete i nostri graditi ospiti, perché uno dei primi regali che abbiamo ricevuto per la redazione, per questa sede, è stato un frigorifero. Fantastico, quindi birra e acqua. Avvicinandosi l'estate. ci casca bene, devo dire. Sì. Allora, andiamo tutti a Palo del Colle, tra una settimana sicuramente troveremo la base del Vostok. Comunque possono andarci sempre, anzi proprio in questi giorni si è svolto una specie di come dirlo, una serie di incontri sul fumetto. Bisogna dire che in questo laboratorio urbano si stanno muovendo molto bene, ci sono concerti, è un posto dove c'è una bella atmosfera. È una nuova realtà. Un'atmosfera degna del Vostok.
Vostok che qui scusate, ho Gigi Savoni appoggiato sulla spalla come una carogna, continua a pulirsi gli occhi per il pianto che ha fatto. Questo mi sembra un pianto che rigenera. Sì, questa scena la Charlie Chaplin, questo ragazzino in un angolo tristissimo. Il monello, ecco. Allora, il monellino, eccolo qua, Gigi Savoni. Non esageriamo. Benvenuto ufficialmente a bordo del Vostok. Ciao, io mi autopresento con una definizione che mi sono autoappioppato. Salve, sono l'autoradio del Vostok. Esatto, meraviglioso. Salve, sono l'autoradio del Vostok e sono qui per anche raccontare la mia esperienza al di là del vetro, cioè quella del personaggio che spinge i bottoni, che in questo caso non si è trattato semplicemente di spingere dei semplici tasti, ma si è trattato di un lavoro che comportava, ecco, la conoscenza di quello di cui stavate per parlare, sì, cioè dell'argomento che stavate per affrontare all'interno della puntata. E quindi si trattava di comprendere quello che era il viaggio che stavate per intraprendere radiofonicamente e il racconto che stavate per fare, diciamo, ecco, un'interpretazione musicale del sì, Gigi trasformava in note, in scelte musicali, quelli che erano i nostri racconti. Sì, c'è istinto, psicologia, sensibilità, adattamento, ci sono tante, devo dire, componenti in Gigi, in questo, perché non è facile, insomma, doveva anche un po' interpretare i nostri gusti, perché in qualche modo ci ha anche accontentato. No, più che altro, più che interpretazione di gusti, il difficile di questo lavoro, anzi io innanzitutto apro la parentesi, apro e chiudo, dico che io faccio il lavoro più bello del mondo, non è neanche il più difficile del mondo, però si è trattato, la parte difficile del mio lavoro è stata proprio quella della ricerca, quella della, del capire quali fossero le note che più si addicevano all'argomento di cui si stava per parlare. Bene, scopriremo altre curiosità legate a questa avventura di Vostok 100K. Vostok 100K. Bentornati a Vostok 100K, io sono Peppino, il pilota del Vostok. Con Lorenzo, guardandoci negli occhi proprio in questo momento, stavamo proprio ricordandoci di come ci siamo conosciuti con Marianna e con la realtà di Radio Selene, che io tuttora ringrazio ancora per averci dato questa possibilità di poter parlare di viaggi in maniera diversa. Stavo bestemmiando come un turco perché si era rotto il freno a mano e quindi c'erano un sacco di problemi, e ricordo Lorenzo a bordo della strada nel deserto che comunicava con te, Marianna, al telefono. No, me lo ricordo come se fosse ieri. Ed è incredibile pensare che poi da quell'incidente, diciamo, da quell'imprevisto, sì, è nata poi una realtà bellissima come Vostok 100K su Radio Selene. Ecco, le circostanze che ti portano perché è sempre il dio del viaggio. Perché in quel caso il dio del viaggio, scrutando dall'alto di queste nuvole che come ovatta erano spalmate su questi cieli nuvole anatolici, come ovatta, ragazzi, il dio del viaggio in quel caso ha deciso che le nostre strade si sarebbero incrociate. È stato un colpo di fulmine in realtà, perché quando tu mi hai scritto ed eri lì in mezzo a sto casino, dovevi venire a fare Nice to Meet You a Metropolis, quindi immaginate un po' le evoluzioni anche dei programmi e delle rubriche che curiamo. Ecco perché quest'anno abbiamo deciso di allargare il giro di contatti e di amicizie, non lo diciamo tanto per, lo diciamo e lo facciamo. In questo caso è andata così con voi, insomma, siete stati una bellissima scoperta, una bellissima sorpresa ulteriore, perché siete in qualche modo concittadini di Gigi Savoni, quindi il mondo si ritrova, no? Amici di vecchia data. Anche perché poi dopo che Marianna mi ha parlato di questi due personaggi, di Lorenzo e Peppino, immediatamente è scattata la raccomandazione tra virgolette, nel senso che ovviamente ci siamo confrontati io e Marianna e abbiamo capito, anche grazie alla mia esperienza di conoscenza con Lorenzo come fotoreporter, che avere a che fare artisticamente come programma radiofonico con due personaggi come Lorenzo e Peppino era un'occasione da non lasciarsi assolutamente. Qui dovrebbero scattare le mie lacrimucce. piangete. Inviterei a un giro di tango. Ragazzi, io dico soltanto una cosa, io dico che in questo marasma radiofonico di mediocrità, cioè di radio che propongono sempre la stessa cosa, stessa musica, sempre 1-2, 1-2,
qualcosa di diverso, tipo parlare di viaggio nella sua essenza più pura, e fosse una cosa, un discorso che ti discrimina, che ti porta su un altro livello rispetto a tutte le altre radio. Quindi magari proporre un programma come Vostok era qualcosa che magari faceva bene anche a noi. Parlo di arricchimento interiore. Assolutamente, sì, quindi sì. Una sfida, qualcosa di diverso che abbiamo voluto accogliere, sì. Qualcosa però di diverso che mi vede molto partecipe, sì, perché è stato, siete sì, stati anche la realizzazione di un sogno in qualche modo, perché ricordiamolo velocemente, poi ne parliamo ancora, il vostro primo viaggio qual è stato col Vostok? Capo Nord. Ecco. Sì. E noi ne abbiamo parlato sì. della Turchia. È stato un bel viaggiare, abbiamo conosciuto molta gente, questa è la dimostrazione che le strade dei viaggiatori, che siano viaggiatori reali, viaggiatori radiofonici, quando si devono incontrare, si incontrano sempre. E per questo invito pure Gigi a pulire le sue lacrime, perché poi alla fine io quello che dico è sempre, rispetto alla fatalità degli incontri, del viaggio, non esistono degli addii. Fra viaggiatori esistono solo degli arrivederci, prima o poi le strade si incrociano di nuovo. Vostok 100K. A questo punto, visto che dall'altra parte con noi c'è Gigi Savoni, che si è sempre occupato della musica e della regia, gli facciamo la domandina di rito: qual è stato il suo viaggio più bello, il posto che più gli è rimasto nel cuore? Sì, beh, di viaggi io ne ho fatti, però sì. Dopo aver scoperto il mondo Vostok e la concezione che ha l'equipaggio Vostok del termine viaggio, mi è venuto un po' di ridimensionare quello che ho fatto io, anche se credo comunque di aver visitato delle realtà molto importanti. Non sono andato sempre all'avventura, ecco, perché un po' nella mia indole, un po' perché non mi è mai stata data l'occasione di organizzare un viaggio all'avventura. Anche perché, se vogliamo, tu metaforicamente fai viaggiare le persone. Esatto. Beh, sì, in un certo senso è come se fossi un autista musicale, un pilota musicale, ecco. Va bene, a me è piaciuto sempre viaggiare e mangiarmi le città, ecco. Bello, diciamo. A me è piaciuto sempre il viaggio, non quello che ti porta a rilassarti, sì. Ecco. I viaggi, La conoscenza. Quindi sembrerà strano, però io i viaggi più interessanti sono stati quelli che ho potuto fare visitando e studiandomi le città. Per esempio, io sono un profondo conoscitore, nonché appassionato della metropoli americana, e nello specifico di New York, che ho visitato sempre, conosco tantissimo. Però ho scoperto con molto piacere anche l'Europa, tipo la Berlino, la Monaco, la Francoforte, e poi insomma questi sono, questo, per esempio Berlino è stata una gradevolissima scoperta e mi è piaciuto molto studiarla, perché ho studiato, posso vantarmi di aver studiato Berlino. Hai capito, ha aggiunto una componente diversa. Lui non sembra, anche ma perché è secchione, poi, no, anche perché poi il bello di una città che tu vai a visitare è anche il capire la cultura, e la cultura significa arte e civiltà. Modo di comportarsi. Quindi se tu vai a studiare un determinato posto e vai a fare delle scoperte che spesso e volentieri si rivelano piacevoli. Ecco, io per esempio capire la musica, la scena musicale di Berlino, piuttosto che, giustamente, contestualizzarla è fondamentale. Piuttosto che quella artistica, cioè io per esempio, camminando per le strade di Berlino, mi sono imbattuto in artisti che si esprimevano in forme d'arte molto molto particolari. Ho conosciuto curatori di documentari che mi hanno fatto assistere per esempio alla realizzazione di un documentario, tipo quelli subacquei, sì, quelli, sì, delle, sì, che andavano a vedere le balene. Bellissimo. E questo è un esempio, è uno dei tanti esempi, però di viaggi, insomma. Vabbè, comunque, sì, non viaggi rischiosi, perché penso che il viaggio più rischioso, Luigi, lo intraprenderà a settembre. Gigi Savoni a settembre si sposa. Ebbene sì. Sarà un'altra gran bella avventura, devo dire, sì. Ricca di sorprese, sì. Intanto una noi... grande partenza. Se vogliamo un ma punto di arrivo. Ma perché lo dici così? Intanto noi togliamo le quattro frecce, ingraniamo la marcia e continuiamo nel nostro viaggio. Vostok 100K. Marianna, ti ricordi quando
abbiamo registrato la prima puntata, che in realtà, ora svegliamo questo arcano, doveva essere la puntata numero zero. Beh, sì. Ti ricordi? Esatto. Che era una cosa che era tipo un provino, se doveva andare bene, poi da lì è nata la prima puntata con il Vostok, che siamo andati in diretta. Ed è stata tutta una scoperta. Io, a chi ha ascoltato il programma, ricordo sempre le emozioni che trafilava dalla voce mia e di Lorenzo. Sì. Tutto questo, cioè, il fatto di non sapere bene tu che cosa dite, bravo. Sì. Era meraviglioso, però, vedervi lì, no? A sì. non rispettare gli ordini impartiti dalla sottoscritta. Però Marianna è stata una grande insegnante. Sì, veramente. Sì, Marianna ci ha insegnato a. Sembra brutto parlare davanti a un microfono. ma assolutamente. Però è così. Assolutamente. Però di lì è stato tutto veramente un bel viaggio. Sì, sì, sì. E come in ogni viaggio, alla fine ci siamo imbattuti in una miriade di persone, perché ragazzi, questa è la 20ª puntata di questa prima serie, che speriamo potrà continuare. Tra l'altro ci sono molte idee per il futuro, e appunto, come in un viaggio che si rispetti, non c'era la strada che scorreva sotto le ruote, ma c'erano le onde radio che scorrevano sotto le nostre parole. Eh, e ci siamo imbattuti in una miriade di personaggi che ci hanno raccontato tantissime storie. Eh già, io ricordo con molto affetto Paolo Frasson, perché il grande, il capitano, in assoluto, perché lo ammiro come persona, come viaggiatore, come uomo, insomma, che ha rischiato e ancora oggi vive come vorrebbe. Sì, sì. Noi guarda, romanticamente, e so che dicendo questo allunghiamo la vita a Paolo Frasson, però romanticamente immaginiamo che quando la signora con la falce si imbatterà in Paolo Frasson, lo farà in mare, quando Paolo starà a pescare magari una traina, isolato, e lui sarà, e immagino questa barca, no, come le navi dei capi vichinghi che venivano date dalle fiamme e venivano spinte al largo, e immagino Paolo Frasson che continuerà a navigare in eterno, che è un po' il destino del marinaio, il destino che vorremmo per la brava gente, cioè finire con la propria passione. E questa cosa magari potremmo chiederla a Sabrina Di Giacomo, che è stata un'altra nostra ospite, che venne a fare i tarocchi, la pizia di Lavello. Ciao Sabrina. Bello, quello è stato pure un bel incontro, con Sabrina, che tirò fuori questi tarocchi. Però disse i tarocchi in diretta, tarocco al tarocco addosso, sperando che non fossero tarocchi taroccati, perché ci disse tutta una serie di cose bellissime, ma ahimè alla fine non c'è tarocco che tenga rispetto al destino di un uomo, e di questo ne abbiamo parlato con il professor Nicola Pice, vi ricordate? Sì, bellissima, che grande, qualcuno ha detto sembrava la puntata di Rai Storia. Sì, la puntata di Quark. Sì. Abbiamo parlato, è stato un bel viaggio, professore. Salutiamo con tutto l'affetto il professor Pice. Beh, un altro appuntamento importante, un altro ospite importante è stato Michele Guarino che continua con la sua avventura coast to coast. Abbiamo ospitato, appunto, lo ricordiamo a tutti quanti, quest'uomo. Parlavamo di marinai, non è un marinaio, non è neanche un pedalatore, però un uomo che ha costeggiato tutta la Puglia a bordo di un pedalò nell'ambito del progetto Apulia Slow Coast. Sì, alla fine un architetto prestato all'avventura, che però continua a viaggiare con noi, perché con piacere vedo che ogni settimana sulla nostra pagina Facebook Vostok 100K, che vi invito a gradire con un bel mi piace, lui continua a seguire le nostre avventure, ed è come se continuasse a viaggiare con noi. E io personalmente quest'estate, quando sarò in spiaggia, avrò sempre questo occhio che mirerà l'orizzonte nella speranza di incrociare il Michele Guarino col suo pedalò, che magari, sperando, mi possa imbarcare. Vostok 100K. E questo è Vostok 100K, viaggio in parole, viaggio in musica. Tra l'altro, la mia difficoltà nello stilare la scaletta musicale del programma è stata quella di scegliere tra
il contestualizzare l'argomento, cioè scegliere delle canzoni che si adattassero all'argomento, oppure la canzone che in quel momento avrei voluto ascoltare nell'autoradio durante il viaggio, che magari sono due mondi, sono due cose che spesso non sono collegate. Ho cercato di fare di trovare un giusto compromesso. Il giusto compromesso. Gigi, ma come hai fatto quando abbiamo avuto un musicista in trasmissione? Come fai a intervallare la musica con la musica? Perché ricordo a tutti quanti quella puntata magica in cui Nicola Nesta ci ha suonato questi pezzi tipici della Turchia, del bacino mediterraneo, dell'Egeo, col suo saz, questa specie di chitarra, liuto, e ci ha fatto sognare quella volta. E hai dovuto era bello che lui spiegava. Ci siamo rincorsi, cioè ci siamo è stata una specie di botta e risposta. Sì, ecco, appunto, diciamo. un viaggio con lui sulle note del saz, che a me Peppino ricordava proprio Goremè, quando nel retrobottega di un antiquario quest'uomo che sembrava avesse 100 anni ci ha portato appunto dietro e ha suonato questo saz. Quindi Nicola ci ha aiutato un po' a ricordare questi ricordi ha di viaggio, ha dato suono ai ricordi o chissà ricordi di viaggio di viaggi di vite precedenti, chissà. Perché poi alla fine le anime dei viaggiatori continuano a viaggiare. Ci è sembrato, a volte ti sembra di ripercorrere delle strade, e ci è sembrato di ripercorrere delle strade anche con i racconti di Yasmin, che salutiamo. Vero, Yasmin, ciao, Yasmin turca, con cui ti facciamo la gag. Mi hanno preso in giro, mi hanno fatto credere che parlasse soltanto turco, invece no, parla perfettamente l'italiano. La saluto con molto affetto, una ragazza veramente in gamba e coraggiosa. Sì, e viaggio che è continuato poi sulle due ruote, quando qualcuno ci ha detto la differenza fra voi e noi è che voi andate a idrocarburi e noi andiamo a carboidrati. Carboidrati, è vero. Filippo e Marinella di Ciclomurgia, i due indefessi. Io penso a loro, mi scappa sempre un sorriso. Io ricordo proprio in questa occasione, in occasione di questa puntata, aver stilato la scaletta musicale che ovviamente parlava di biciclette. Sì. La ricordo di essermi sbizzarrito. Io ricordo anche The Bike Song. The Bike Song, e poi il famoso Vai Girardengo. Sì. E tutto questo pedalare, naturalmente, ci ha fatto venire fame e non possiamo non pensare a quell'altro brutto ceffo di Antonio Buffi. Nero, anzi, scuro più che come brutto il ceffo, brutto chef. Brutto chef, veramente. Ciao Antonio. Ciao. Con cui abbiamo viaggiato attraverso i gusti del Mediterraneo. Ricordo la gag sulla storia della patata, nella cucina, perché poi alla fine la patata ci sta sempre un po'. Ci sta bene. Di ogni cuoca. Così. Antonio, con cui tra l'altro abbiamo pure un mezzo progetto per quest'estate. Ci piacerebbe girare qualcosa, intitolarlo Tre uomini e una patata in camper. Tre uomini e una patata non sarebbe male. Tre uomini in camper, però lui è il brutto chef che si potrebbe, faccio finta di non sentire le battute di Gigi Savoni sulle patate. Vabbè, a parte le patate, dopo la fame, insomma, uno si rimette su strada magari con la moto. Con la moto? Signor Michele, signor Vito, Vito Michele Civilli. Guzzista da sempre, viaggiatore. Non chiamatelo biker o motociclista, guzzista. Sì, che ricordo le sue storie di Capo Nord, ma anche la fantastica storia nella Germania, vero, di nel 67 lui che andò con questa cos'era una lambretta andò a Berlino, alla Berlino del Muro nel 67 a rischio di essere grandi sparato. Viaggi e a questo, proposito di storia questo, Lorenzo, però questo ti fa capire sempre che chi vuole viaggiare viaggia. Quando sento le persone dicono non ho i soldi, no, solo di fronte all'inclemenza del buon Dio e della malattia non si viaggia. Però ragazzi, viaggiate sempre, bisogna sempre viaggiare e arricchirsi con l'esperienza. Esperienza notevole, ora trovo il gancio. Esperienza notevole che di cui ci ha fatto dono Giacomo di Santa Rosa, altro personaggio simpaticissimo. Madonna, che montatone, molto strano. Marcheologo da piccolo, avrei voluto fare l'archeologo di terre di mare, giusto? Terre di mare, grande Giacomo. E Giacomo
che mo, ora devo trovare il gancio, scusate, con gli ospiti. Giacomo è fidanzato con una terlizzese, è terlizzese, e anche Francesco Catalano, che ci ha portato in Etiopia in una bettola per $1 al giorno a sì. mangiare l'agnello appena macellato. Caspita, quante testimonianze ed esperienze di viaggio abbiamo condiviso. Ne parleremo ancora tra poco qui a Vostok 100K. E intanto in questa puntata sembra come un po' sembra anche quasi l'ultimo giorno di scuola. È vero. Anzi, se dobbiamo trovare la dove metafora con la focaccia, del viaggio, le merendine, le bibite, sei lì a festeggiare, a raccontarti oppure cose. Marianna, a me viene in mente quando fai un viaggio lungo, cioè i viaggi del Vostok, per me che sono navigatore, che devo per forza guardare le strade, badare i passaggi nei quali il Vostok scivola, mi viene in mente gli ultimi 200 chilometri quando stai a casa, che dopo aver visto, no, tu immagini un viaggio come quello che abbiamo fatto a Capo Nord, attraverso le campagne della Serbia, le foreste della Finlandia, vedi qualunque cosa è diversa. In quel caso, arrivati a Trento, dissi a Peppino: Peppi, dai, altre due pedalate, stiamo a casa, e inizi a riconoscere i posti e ti senti un pochino già a casa, ma ti senti anche quella nostalgia, l'inquietudine del viaggiatore che sa che fra un po' il suo incedere sarà rallentato dai fatti della vita, torni a casa. E un po', se vogliamo trovare un'altra metafora, è come quando un pilota chiede alla torre di controllo di poter atterrare. Pilota, il nostro capitano Ivano, bello Agnon, che vi ho portato in transizione. Ivano Scolti, che anche lui continua a seguire le nostre avventure. Noi con Ivano abbiamo il progetto di Ivano che ci raggiunge nel deserto. Sogniamo sempre di fermarci da qualche parte e scrutare questo puntino all'orizzonte e vedere l'aereo atterrare, c'è Ivano in questo aeroplanino. Perché poi in un certo senso il luogo comune che lega sempre il pilota alla società è quella purtroppo che ci ha regalato tra virgolette quel film dell'85, Top Gun. Sì. Esatto. Dici tu pensi a un pilota di aerei, tu pensi sempre all'occhiale, al Ray-Ban. Però lui è così. Però un po' così anche Ivano, è vero. Però poi abbiamo continuato a viaggiare anche con la musica, insieme a Giorgio Rutigliano della Municipale Balcanica, che soprattutto in quest'ultimo periodo sta girando in lungo e largo per la Puglia, con tanti concerti. È stato a casa mia qualche sera fa Giorgio Rutigliano, da buon musicista mi ha scolato mezza bottiglia di whisky, però è stata una notte ricca di conversazioni interessanti, perché poi uno quando beve inizia a diventare filosofico, un po' come Mario Siccolo. Mario Siccolo, la puntata che iniziava con fatti non foste a vivere come bruti ma perseguir virtute e conoscenza. Allora io vi racconterò cosa mi è successo quando ho dovuto occuparmi tecnicamente della puntata in cui è stato ospite Mario Siccolo. Tutti questi arzigogoli mi hanno portato un po'. Io non mi sono mai interessato di filosofia proprio da vicino. A me è piaciuta sempre di più la matematica, che è un'altra filosofia. Modo di filosofia, infatti i migliori filosofi sono stati matematici, in un certo senso. E i migliori matematici? Sono stati i migliori filosofi. Ovviamente, Mario Siccolo è stata comunque una bella, interessantissima puntata, insomma, sono entrato in un nuovo mondo. E poi siamo passati dall'accademismo di Mario Siccolo all'anarchia variopinta di Cischi. Ci siamo sporcati le mani con Cischi. Francesco Cischi. Grande che in quel periodo stava facendo una mostra che credo sia ancora in corso. Al Palazzo delle Poste, al Poste Centrale a Bari. E dopo quei viaggi di colore con Francesco, siamo partiti per il Giappone. Sayonara! Bellissima quella puntata. Arigato. Con Francesco Saracino. Che ha realizzato Francesco il suo Hiroshi. Sogno. Io ricordo che avrei voluto invitare insieme a Francesco un altro grande amante del Giappone, nonché dei manga, dei cartoni animati, uno dei più grandi videomaker che abbiamo in Puglia, il nostro amico Enzo P. Detto Piglionica, che salutiamo anche ora. E che invitiamo ufficialmente a bordo del Vostok, non si sa dove, non si sa quando. Senti, Mariana, non credere, ma Enzo è un'eminenza grigia sempre che aleggia sul Vostok, che ci aiuta in tutto. E poi Enzo abbiamo... però non è un grande viaggiatore come Mariangela e Ignazio, che ci hanno aiutato a dare le dritte a tutti quanti per il viaggio fai da te. Viaggio fai da te, che tra l'altro è stato anche il viaggio di Francesco D'Onghia, il nostro amico sommelier, che l'ultima volta
ci ha parlato del suo viaggio all'avventura per le strade di Cuba. Tutte e quattro? Cuba, quiero bailar la salsa. Vabbè, ci piace. Li abbiamo toccati un po' tutti i continenti, Lorenzo. Sì, abbiamo toccato tutti con Gigi. Sì, sarà la volta buona che nella prossima stagione il Vostok prenda il volo e parta alla volta di pianeti nuovi piuttosto che di terre nuove. Maybe. Vostok 100K. Un tempo mi sembrava lontana l'ultima puntata di Vostok 100K, ma questa è l'ultima puntata radiofonica di un'avventura che ormai è partita e credo si concluderà soltanto negli anni, probabilmente andrà esaurendosi, perché Vostok 100K, che trovate su Facebook e su Twitter, che vi invitiamo assolutamente a seguire, ha in serbo tante sorprese e tanti progetti. Sì, per ora ce li ha in italiano, però probabilmente li avremo in serbo, in bosniaco. Vabbè, alta comicità, devo dire. Allora, hai rovinato l'ultima puntata. Hai portato un'aspirina in ospedale, nel senso che hai fatto una battuta ai due personaggi che si sono occupati di battute per 10 anni. A noi. Stato un piacere, ragazzi, avervi avuto qui su Radio Selene. Vostok 100K. Seguite tutti i loro progetti. Stanno preparando il viaggio dei viaggi, il giro del mondo. Quindi abbiamo bisogno di seguaci, di sostenitori, di sponsor. Anche di pareri, se vogliamo. Esatto. Cioè, perché ricordo a tutti quanti, a Palo del Colle fra qualche giorno avremo una sede stabile in Viale della Resistenza. Cercate Rigenera Laboratorio Urbano su Facebook, cercate innanzitutto la nostra pagina Vostok K finale 100K. E voglio dire una cosa una volta per tutte a tutti quanti: non è Woodstock, no, Vostok. È Vostok. Vostok. Come? E ovviamente la prima navicella che ha portato l'uomo nello spazio. Noi abbiamo fatto una scelta nello spiazzo di Rigenera. Invece sono nello spiazzo di Palo, nello spiazzo. Attenti al Palo, ragazzi. Perché io e Peppino, sì, dicevi bene, probabilmente continuerà negli anni. Io e Peppino abbiamo fatto una scelta di vita. Già. Abbiamo deciso che, come cito sempre, in tempi come questi la fuga è l'unico modo per continuare a sognare e mantenersi vivi. Henri Laborie, elogio della fuga, e noi continuiamo a fuggire. Okay. Probabilmente fuggiamo, in realtà non fuggiamo. Andiamo, il nostro voi andate incerto. E tornate sempre, inshallah forever, inshallah. Io vi ringrazio per avermi arricchito con queste 20 puntate di racconti, e mi avete fatto scoprire il mondo nonostante fossi seduto davanti a un computer a occuparmi di musica, di scelte musicali. Devo ringraziarmi, è stata una bellissima esperienza, spero di poterla condividere con voi magari un giorno, spero di condividere. Perché no? Un pezzo di strada. È quello che spero anch'io. Ringrazio Lorenzo e Peppino per essere capitati nella mia vita. Immagino non a caso, perché in qualche modo voi rappresentate una parte di me. Pur essendo due persone, sì, a me sconosciute, voi in realtà rappresentate una perché parte di me. Perché il futuro quindi ha già messo radici nel presente, senza che tu te ne rendessi conto. Alleggeriamo l'argomento, quindi Lorenzo e Peppino. Grazie a tutti quanti. Lorenzo e Peppino non si occupano soltanto di fuga, ma si occupano anche va bene, di viaggi. Grazie a tutti, grazie a voi, quelli che ci hanno seguito. Grazie, perché ragazzi, siete stati tanti, sia in FM nel modo classico, sia grazie all'applicazione Radio Selene, sia grazie al sito radioselene.it, e anche grazie ai canali web di Vostok 100K, di Lorenzo e Peppino. Quindi grazie. Bene. È stato un bel andare. È stato un bel viaggio alla scoperta del viaggio, alla scoperta di persone, di anime, di contenuti. Noi abbiamo sempre voglia di vivercelo questo mondo fino a che ci sarà la possibilità di farlo. Ciao, ragazzi. Noi auguriamo a tutti quanti di continuare a viaggiare, che solo chi viaggia è veramente ricco. In questo caso, come ama dire Peppino, retrorazzi in azione. In modalità stand-by. Il Vostok chiude le trasmissioni, accende i razzi però e parte per le prossime avventure. Grazie a tutti. Ciao. Vostok 100K.